liceo scientifico Leonardo da Vinci offre due indirizzi, il liceo scientifico più tradizionale, quello per intenderci con il latino, e il liceo scientifico delle scienze applicate. Il latino c'è al liceo scientifico per 3 ore alla settimana, dalla prima alla quinta, mentre invece non è presente nel liceo delle scienze applicate. Il latino rappresenta la sintesi tra l'ambito scientifico e l'ambito umanistico. Se io farò una facoltà umanistica, chiaramente avrò la base dello studio della letteratura che avrò acquisito tramite il latino. Se io studierò matematica o medicina, probabilmente lo farò in un'altra lingua, in una lingua diversa dalla mia. E per lo studio di qualsiasi lingua, il latino è la base ideale. Che cosa, diciamo, sostituisce il latino? Una delle materie che sostituiscono il latino è l'informatica, la quale non è presente come materia a sé stante nel liceo scientifico, mentre invece è presente nel liceo delle scienze applicate per 2 ore a settimana. Al biennio proponiamo la programmazione partendo da degli elementi molto semplici e intuitivi, come ad esempio Scratch, passando poi a dei linguaggi di alto livello come il Python, utilizzando anche elementi di robotica o modelli presi da altre discipline. Al triennio vogliamo invece analizzare il ruolo fondamentale che questa assume nella progressione di tutte le altre scienze. E quindi parliamo dell'analisi di modelli matematici, della fisica, delle scienze. La materia che più, diciamo, differenzia i due indirizzi sono sicuramente le scienze naturali. Infatti, le scienze naturali sono presenti nel scientifico tradizionale per 2 ore al biennio e invece per 3 ore al triennio, mentre invece nel liceo scientifico di scienze applicate sono presenti per 3 ore in prima, 4 ore in seconda e ben 5 ore in terza, quarta e quinta. Cosa comporta questo diverso monte ore? Sicuramente la possibilità di poter affrontare più argomenti e in maniera più approfondita, ma soprattutto avere più tempo per l'attività di laboratorio. Qui al Liceo da Vinci abbiamo 6 laboratori scientifici che ci consentono di fare delle esperienze in ambito della scienza della terra, chimica, biochimica, biologia. Ci sono altre 2 differenze, che però non sono sostanziali, su altre 2 materie, la matematica e la filosofia. Mentre il liceo scientifico tradizionale ha 5 ore settimanali di matematica in biennio e 4 in triennio, il liceo delle scienze applicate ha 1 ora in meno in seconda. Questa lieve differenza è dovuta e motivata dal fatto che nelle scienze applicate si studia anche informatica, che è una disciplina a sé stante, però persegue con la matematica l'obiettivo dello sviluppo del ragionamento e del problem solving. L'altra differenza è sulla filosofia, che viene fatta nel liceo delle scienze applicate per 2 ore al triennio, mentre invece nel liceo scientifico viene fatta per 3 ore. Sia il liceo scientifico che il liceo delle scienze applicate prevedono un orario settimanale di 32 ore che vengono fatte al mattino su 6 giorni. I ragazzi che frequentano il liceo scientifico Leonardo da Vinci fanno la lingua inglese per tutto il quinquennio, per 3 ore settimanali ogni anno, con la possibilità però di scegliere un'ora opzionale, la 4ª ora opzionale, al biennio. È un'ora in cui si punta alla conversazione, quindi i ragazzi sviluppano di nuovo l'abilità dello speaking. Per quanto riguarda la seconda lingua, possono scegliere di fare il tedesco o lo spagnolo. Essendo una lingua nuova per i ragazzi, iniziamo proprio con l'ABC, con l'alfabeto, però vedo che nel corso degli anni i ragazzi riescono a raggiungere un buon livello.
Nei primi 3 anni c'è un consolidamento dell'apparato grammaticale fondamentale con assaggi di civiltà e di cultura dei paesi di lingua tedesca. Mentre negli ultimi 2 anni ci si addentra più nelle specificità sia della lingua a livello stilistico e morfosintattico, sia attraverso testi di attualità e di interesse. I ragazzi alla fine del biennio hanno una possibilità di scelta. O possono continuare a studiare il tedesco per 2 ore settimanali dalla terza alla quinta, oppure possono sostituire il tedesco con una materia nuova, diversa, che è una materia che è un po', diciamo, inusuale per un liceo scientifico, che è elementi di diritto ed economia. È molto bello e anche molto interessante che all'interno di un liceo scientifico si possa affrontare lo studio del diritto e dell'economia, perché insieme alla filosofia, insieme alla storia, ci aiuta ad avere uno sguardo critico sulla società, in quanto anche il diritto e anche l'economia hanno come focus il sociale e la società che, come sappiamo, è in continua evoluzione. Sviluppiamo questa disciplina dal triennio per 2 ore settimanali in alternanza appunto al percorso linguistico. La scelta di questa materia, diciamo, un po' diversa è perché ci sembrava che andasse un pochino a coprire una mancanza di formazione che esiste all'interno del liceo e potesse dare qualche elemento ai nostri studenti che avessero voglia di sceglierlo per essere cittadini più consapevoli.